questo ci dice che ha agito qualcuno che ha organizzato in maniera molto puntuale questo rapimento. Perché il fatto stesso che nessuno abbia visto nulla, esistano tutta una serie di informazioni discordanti su aspetti centrali per ricostruire gli ultimi momenti e soprattutto l'epoca il più possibile precisa, no? del rapimento, mi dice che qualcuno ha saputo anche creare un diversivo. Ecco perché nessuno ha notato evidentemente quello che è accaduto, e anche questo normalmente è parte di un piano organizzato. Fa riflettere molto, perché questi sono dei luoghi che non è che sono occasionalmente, dottoressa Abruzzone, occupati, no? Queste sono delle basi quasi stabili per i tossicodipendenti che vengono a consumare la droga. Certo, ma alla luce di quello che sono di questo quadro generale, io temo che uno scenario anche da considerare sia quello che inizialmente poteva essere un, diciamo, un sequestro lampo di tipo rivendicativo, perché mi pare di capire che scenari, diciamo, possono alimentare questo tipo di aspetto ci siano, che poi la gestione dell'ostaggio abbia complicato la questione e che oggi non stiamo più parlando di un sequestro di persona, ecco perché la bambina non viene restituita, perché in realtà in un contesto di questo tipo la restituzione della bambina in tempi rapidi era vantaggioso per tutti, perché non avrebbe attirato tutta l'attenzione che sta ricevendo non solo la bimba, ma anche il luogo in cui chiaramente abitava e tutti coloro che sono all'interno. E non credo che sia un'attenzione che questo tipo di soggetti gradisca. Ecco perché ti dico che faccio un po' fatica a essere ottimista in questa storia. Più tempo passa, sono passati ormai quasi 5 giorni. È difficile ipotizzare che qualcuno si sia assunto il rischio di portare questa bimba altrove, sia essa in un'altra città o all'estero. È complesso nell'epoca in cui siamo permettersi questo tipo di passaggi. Per carità, abbiamo visto qualcosa di questo genere recentemente, ma nell'arco di qualche ora, qualche giorno, la situazione in qualche modo si è chiarita. Qui non mi pare che sia questo il caso. E poi mi colpisce il tentativo, diciamo, per quanto probabilmente, diciamo, più dimostrativo probabilmente, della mamma che assume Candeggina in un contesto in cui ancora ci sono tante strade da percorrere, insomma, no? Per cui anche questo elemento mi dà delle informazioni sul fatto che probabilmente c'è più di qualcuno che teme che la questione sia sfuggita di mano trasformandosi in altro. Dottoressa Abruzzone, cioè vedere gli spostamenti di Sebastiano in quel giorno, gli spostamenti di Claudio in quel giorno, gli spostamenti del fratello quel giorno, gli spostamenti del figlio di Sebastiano in quel giorno, questo non emerge immediatamente, forse certo. Il GIP ha dei dubbi sull'attività svolta. Perché non sa dove si trovano. Allora, sicuramente dei dubbi ce li ha, perché comunque praticamente gli ha detto rifatto tutto, perché i 25 punti c'è, cioè, qualunque cosa. Poi ci sono alcuni punti obiettivamente più interessanti di altri, che potrebbero dare delle informazioni, altri probabilmente un po' più superflui, ma questo è un altro paio di mani. Però attenzione, il GIP non ha iscritto nessuno, cioè ha disposto l'iscrizione di nessuno. Ha cambiato l'ipotesi per cui si procede, perché quel tipo di ipotesi, diciamo, concede a livello tecnico maggiori possibilità di approfondimento. Il problema grosso, come giustamente diceva Michele, è: ma oggi siamo sicuri che tutti quei dati che all'epoca erano disponibili oggi lo siano ancora? Questo è il vero problema. E poi c'è un'altra domanda, Milo, ma gli approfondimenti medico-legali chi li deve fare? Torniamo al medico legale della procura, che si è già espresso, verrà nominato qualcun altro? Come probabilmente sarebbe il caso, no? Perché due occhi in più probabilmente adesso sarebbe anche un po' il caso di metterli in campo, cioè ci sono un po' di cose che possono avvenire in un modo o in un altro, quindi vediamo, perché la procura deve fare gli accertamenti, quindi disporrà una serie di attività, quindi vediamo un po', perché gli accertamenti di tipo medico legale, cioè gli approfondimenti, a chi verranno affidati? Allo stesso medico legale, perché si è già espresso? Al solo medico legale? Ma perché devi andare lì, dottoressa Abruzzone? Sento subito gli ospiti. Sì, ma che senso andare nella cantina barra soffitta, barra mansarda, barra... Cioè, questa è una delle domande, diciamo, abbastanza cruciali. Ma sono due anni che ci chiediamo, dove può essere stata Liliana? Perché lo dici adesso? Questo è quello che... Cioè, un mese fa, praticamente. Cioè, questo che io non comprendo. Cioè, se c'erano comunque dei locali abbastanza riservati nella disponibilità di Liliana, forse aveva senso dirlo quando sono saltate fuori le anomalie sull'epoca della morte.
Ma lei aveva le chiavi addirittura. Con la famosa chiave col cuore. Aveva addirittura le chiavi di questi luoghi. Ti sto dicendo, cioè quelli erano luoghi in cui effettivamente avrebbe ben potuto nascondersi astrattamente, no? Sarebbe una questione di gestione del racket, degli affitti di questo ex albergo dove vivevano queste decine di famiglie all'origine del sequestro della bambina. È chiaro però, ed è chiaro, che se questo è il movente vuol dire che gli investigatori già sanno chi ha preso Kata. Attenzione, su questo non c'è alcun dubbio, dottoressa Bruzzone. Non sì, ci sono mille persone, sono persone che hanno interesse. Un'indicazione precisa. Se questa è la pista privilegiata vuol dire che comunque c'è qualcuno su cui stanno puntando l'attenzione, evidentemente c'è anche qualcuno che ha messo in campo delle condotte compatibili col sequestro e che in questo momento non è reperibile verosimilmente.